lungo la strada provinciale 22 tra Sacco, Luca de Marcia e Vezzano. Ancora mi trovo al comune di Trasacco. Da circa un chilometro c'è il confine fra il comune di Luca de Marcia e Trasacco. Ecco, già hanno cominciato a smontare la mappa tu. Guarda va, ma non sono andata, mappa tu. Beh, se il tempo lo permette, chi prima semina prima raccoglie. Che succede? Può darsi pure che fra una settimana ripiove, e se ripiove porta ritardo la semina. Non si sa il tempo com'è, ma la stagione è che ci sarà capezza più niente. E dove state l'inverno? L'inverno è ancora qua, anziché aprile può succedere di tutto di più. Intanto ci ho fatto una bella passeggiata, va bene la salute. C'è chi va in palestra, la mia palestra naturale è semplicemente la bici. Ma un'altra alla settimana faccio molti chilometri, poi durante la settimana faccio meno chilometri. Ho anche la mia età, perché poi vado all'orto, vado in montagna, quindi sforzarmi troppo non va bene. Con l'età ci illudiamo di essere giovani, ma gli anni ci sono, è l'illusione quella che ci rende felici, ma la vita finisce per tutti. Certi chi si muore all'improvviso non soffre, non bada. Non tutti arrivano alla vecchiaia. Ecco, qui adesso siamo al comune Luca de Marcia. Qui sì. E si sta a Campamonte, tutte montagne Luca de Marcia. Qualche auto, le auto sono poche. Pochissime. Sarà anche perché c'è poco lavoro. C'è crisi, la vita costa, costa tutto. Io posso viaggiare sempre con la bici però, ho la patente dal 1974, ma quando io guido la macchina solo in caso di necessità. Se devo andare a Vezzano vado sempre in bici, nel paese sempre in bici, all'orto sempre in bici. Poi che stanno a fare un recinto, sì, un recinto, ma quello recinto ne fanno sempre, e basta il recinto, sì.